Vasco, Radio Italia, solo musica italiana, radio ufficiale del tuo tour. Con questo poker a Bari saranno un totale di 13 volte qui. Sarà un altro record. Un altro record che punti, sappiamo che è un 10 barra San Siro. Sarà il prossimo record da mettere in cascina? Diciamo che adesso sono, tanto sono contento di questo record di 4 a Bari, che è una cosa straordinaria. Infatti io sempre comunque è dovuto a questo popolo straordinario che è il mio popolo rock, che appunto è così entusiasta, pieno, ormai sono 4 generazioni praticamente, quindi, e sono ancora tutti entusiasti, quindi finché loro, insomma, finché loro si divertono tanto e provano così piacere, io ci sarò sempre, insomma. Quindi per adesso battiamo questo. Poi è anche vero che tutti i record sono fatti per essere battuti, quindi avanti pure. Io un pensierino da fan sui 10 San Siro per il 2026 ce lo faccio. Beh sì, è chiaro, ma sai, San Siro è un posto un po', cioè è un gran bel, lo stadio più bello del mondo dal punto di vista spettacolare probabilmente, però è sempre un posto un po', insomma, ci sono dei problemi di tipi per fare concerti lì, quindi spesso sono problemi che, insomma, che si creano, non tanto il fatto di farli, però chissà, chi vivrà vedrà, come si diceva una volta. Nel tempo hai detto, ho sacrificato tutto per questo, ma non c'è mai stato negli anni anche solo un piccolo ripensamento, se sì o no? Perché? No, neanche per sogno proprio, ho dedicato tutto proprio a questa storia, per l'amore che ho per la musica, per le canzoni e soprattutto secondo me, infatti se tu non, quando vuoi fare qualcosa di importante ci devi mettere veramente tutto te stesso e ci devi mettere impegno, sacrificio, fatica, cioè non viene niente per caso, non c'è solo il talento ma c'è il sacrificio che è fondamentale, cioè ci devi mettere proprio tutto, io sono messo tutto, me stesso sempre, direi che per 40 anni ho fatto solo quello, ho pensato solo a quello, solo a scrivere canzoni e a salire sul palco, tutto il resto non contava più niente, quindi è chiaro che insomma quando ci metti tutto alla fine qualcosa di buono viene fuori. C'è stato un consiglio negli anni che qualcuno ti ha dato nel tempo, che hai seguito, che non hai seguito, un qualcosa che ricordi magari con affetto? Guarda, il consiglio forse più importante è stato quello di coltivare questo talento di cantautore che mi ha dato Gaetano Curreri all'inizio, perché effettivamente devo dire che io mi ci sono buttato a capofitto ed è stata veramente un'avventura straordinaria, al di là proprio di tutti i sogni inimmaginabile, insomma non pensavo neanche di fare tutto quello che è poi successo, però tutto è andato come, insomma è andato tutto molto bene, ringrazio anche il cielo chiaramente e la chitarra. Allora noi nell'essere radio ufficiale ci vediamo nel 2025. Certo, questo ormai è come minimo, perché ogni anno ragazzi a giugno ci sono i concerti di Vasco. E noi saremo lì, tende o no saremo lì. Evviva. Grazie Vasco. Grazie a te.